Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Spostiamoci subito sulla situazione dei listini americani, nello specifico dell'S&P 500. Giornata quella di ieri sicuramente molto positiva, che ha visto tutti i listini americani chiudere con un guadagno superiore al punto percentuale. L'indice migliore inoltre è stato quello tecnologico, il futuro del Nasdaq in salita dell'1,44%. Sicuramente a trascinare al rialzo ieri i listini americani sono stati positivi, molto positivi, i dati macroeconomici pubblicati nella giornata di ieri. Abbiamo registrato un ADP in decisa crescita rispetto all'ultima rilevazione, positivi poi anche i sussidi di disoccupazione che sono calati rispetto a 7 giorni fa e l'ISM manifatturiero, anch'esso rivisto in salita 51,7 punti, quindi in crescita rispetto alle previsioni degli analisti che stimavano una leggera contrazione rispetto all'ultimo dato pubblicato. Questo ovviamente ha consentito al futuro dell'S&P 500 e anche agli altri listini principali di generare un ottimo movimento rialzista e dai minimi di periodo riportarsi e raggiungere il nostro primo target rialzista che vedete evidenziato a 1423,7. Raggiunto questo livello nelle ultime ore, anche nella seduta asiatica, potete vedere come il futuro americano stia congestionando su questi livelli di resistenza senza fornire al momento particolare direzionalità. Oggi ovviamente molto importante sarà da seguire nel primo pomeriggio la pubblicazione del dato su base mensile più importante, ovvero tasso di disoccupazione americano e soprattutto il non farm payroll. Questo sicuramente è il market mover di giornata che potrà riportare una chiara direzionalità, quindi o una prosecuzione rialzista o viceversa, un movimento correttivo. Da un punto di vista tecnico, 1423 corrisponde sicuramente a un primo livello di resistenza piuttosto importante che, appunto, ripeto ancora una volta, da un punto di vista tecnico potrebbe generare una correzione fino a 1405,6 punti. Viceversa, se il mercato dovesse stazionare nelle prossime ore su questi livelli e successivamente generare un dato macroeconomico, quindi positivo, superiore alle attese degli analisti, ecco, questo con ogni probabilità consentirebbe all'S&P 500 di rompere, di registrare un breakout rialzista dei massimi di ieri, arrivando immediatamente a raggiungere 1434-1438, che sono i nostri due successivi obiettivi rialzisti. Giornata positiva ieri sicuramente anche in tutte le borse europee, che ha visto Piazza Affari essere la più brillante appunto nelle borse del vecchio continente con un rialzo del più 1,7%. Molto bene anche comunque il DAX in salita di un punto percentuale, vedete attualmente stazioniamo ancora in prossimità dei massimi di periodo in area 7.348 punti. Che cosa mi attendo per le prossime ore? Possibile assistere ad una fase abbastanza laterale di congestione su questi livelli attualmente battuti dal mercato, eventualmente registrare un breve movimento correttivo prima di raggiungere quelli che saranno i nostri target finali in area 7378, 7383, dove vedete ho evidenziato un'area di resistenza molto importante che potrebbe mettere fine a questo movimento rialzista e generare successivamente una correzione. Molto bene, anche ieri, come dicevamo poc'anzi, Piazza Affari, listino più brillante in Europa, appunto, in salita di quasi 2 punti percentuali. Partenza stamane che ha visto un leggero ritracciamento, subito comunque riassorbito dal mercato. Come potete vedere, il FTSE MIB si è portato nella giornata di ieri a contatto con 15.725, superando anche leggermente, proprio in questo istante, questo livello di resistenza. Ecco, attenzione perché per quanto riguarda il nostro future, primo livello di resistenza piuttosto importante, 15.846. Ecco, raggiunto questo livello, con ogni probabilità mi attenderei una fase di correzione sul nostro mercato con obiettivo da porre a 15.500 punti. Spostiamoci adesso sul mercato valutario, euro-dollaro. Come potete vedere, ieri la divisa europea non è riuscita a seguire quella che è stata l'ottima tendenza rialzista dei mercati e viceversa ha perso leggermente sia nei confronti del dollaro americano sia nei confronti delle altre principali valute. Negli ultimi minuti, come vedete, ci siamo riportati nuovamente
al test di 1,28,91, livello supportivo che era già stato testato più e più volte proprio nei giorni scorsi. Ecco, questo ancora una volta sottolineo l'importanza appunto di questo livello supportivo che a mio avviso potrà generare un ritorno degli acquisti nelle prossime ore con primo obiettivo da fissare a 1,29,69. Attenzione viceversa, qualora ci dovesse essere una rottura ribassista proprio dei minimi odierni, quindi area 1,28,90, questo genererebbe con ogni probabilità un allungo di circa 70 pips fino ad area 1,28,20. View diametralmente opposta viceversa su dollaro americano contro franco svizzero. Vedete la tendenza ribassista che si è configurata nelle scorse giornate, siamo arrivati a testare quello che era il nostro target ribassista in area 0,9280, livelli dai quali è ritornato questo movimento rialzista. Ecco, attenzione perché anche qui ci troviamo su dei livelli di resistenza piuttosto importanti, si è andato a configurare un pattern armonico proprio sui massimi registrati stamane, che potrà riportare il cross valutario fino a 0,93,09. Attenzione inoltre in caso poi di prosecuzione di questa tendenza ribassista, in caso di rottura di 0,92,95 si avrebbe un ulteriore segnale negativo che porterebbe il cross valutario in prossimità di questi minimi di periodo. Andiamo a vedere i dati macro più importanti per la giornata odierna. Come potete vedere, in mattinata saranno da seguire soprattutto i PMI di Spagna, Italia, Europa e PMI delle costruzioni del Regno Unito in pubblicazione alle 10.30. Tuttavia, il vero market mover di giornata, come dicevamo in precedenza, sarà proprio alle 13.30, quando verrà pubblicato il non farm payroll, previsioni vedete in leggera salita 123.000 unità, in leggera salita anche rivisto il tasso di disoccupazione, previsione al 7,9%. Da seguire inoltre anche i nuovi occupati del mercato canadese, rivisti in decisa contrazione rispetto all'ultima pubblicazione, e poi alle ore 15 ordinativi industriali americani. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.